Nella città dove sono nata, arrivò un uomo che veniva dal mare. Sono passati molti anni da allora, e tante cose sono cambiate nel corso della mia vita. Eppure ricordo ancora la data precisa. Era il 26 maggio del 1966, una giornata piovosa e grigia, con la nebbia che opacizzava il mondo e nascondeva i moli. Io, che all'epoca avevo solo 9 anni e abitavo nella vecchia casa di mattoni bruniti di Hope Street, fui uno dei primi della città a vedere il suo arrivo. Ero affacciata alla finestra e avevo gli occhi immersi nella nebbia, sbirciando le sagome delle barche ormeggiate al molo appena intravedibili in quel cotonoso grigiore. Irreali come sogni che, sai, non si realizzeranno mai. Nei miei ricordi, Abe Bay Harbor è sempre così, un luogo umido e spettrale, costantemente imbozzolato nell'abbraccio delle nebbie, con tetri lamenti di navi e lugubri rintocchi delle campane e delle boe che riecheggiano chissà dove. Le vie erano un gomitolo aggrovigliato che scorreva fra case di mattoni sbilenche e disordinate, dentro le quali vivevano marinai dall'aria cupa e donne senza più luce nello sguardo. Le estati erano brevi e noiose, mentre gli inverni si protendevano come se non dovessero finire mai più. Prima ancora di vederlo, lo udì. Nonostante la finestra chiusa, sul cui vetro l'alone del mio respiro si contraeva lentamente, malgrado la densa bruma che ovattava i suoni, quel motivetto riuscì comunque a sfiorare il mio udito, ridestandomi come l'improvvisa puntura di uno spillo. Era raro sentire qualcuno cantare, lì a Abe Harbor, eccezion fatta per la gente che usciva dal Blue Meanie, il pub in fondo a Hope Street, ma solitamente le canzoni di quelle persone erano distorte dall'ubriachezza e sapevano di cuore infranto e speranze morte ammazzate. Quella invece che fluttuava lungo la via solitaria, svolazzando verso la mia finestra, era qualcosa di diverso e stupefacente. Era un motivetto marinaresco, ma non era triste e disperato come quelli che bofonchiavano gli avventori del Blue Meanie, bensì una canzoncina del tipo che induce i marinai a mettersi a danzare festanti sui ponti delle navi, una composizione di note fatta da persone felici per rendere felici anche gli altri, e in effetti, quasi con spavento, mi resi conto che il mio cuore aveva accelerato il battito, come tenendo il ritmo, e che tutta la cupa malinconia che ero abituato a provare si stava dissipando. Poi lo vidi. Da prima era una figura indistinta, quasi amorfa. Per un istante la mia improvvisa gioia vacillò, sostituita da un brevissimo ma assai intenso empito di panico. La sagoma che si approssimava non pareva quella di una persona. Si definì man mano che avanzava, spiccando dalla bruma come un raggio di sole. Indossava un lungo caban di panno blu vivace, tinta che entrava in piacevole contrasto con il vezzoso fazzoletto scarlatto che portava al collo. Ebbi l'impressione che al suo passaggio la nebbia si scostasse, con fare tra l'ossequioso e il timoroso, sfilacciandosi in forme elaborate. Era alto, con le spalle larghe, le gambe lunghe che sforbiciavano in un passo sicuro ma non frettoloso. L'andatura lievemente ondeggiante tipica di chi ha trascorso in mare gran parte dell'anno, forse una vita intera. La sua mano sinistra era nascosta in una tasca, quella destra era agganciata alla voluminosa sacca che trasportava sulla spalla. Il suo volto era foderato di una barba rigogliosa, nera a tal punto da essere percorsa da riflessi bluastri, il genere di barba che ti invoglia a farvi scorrere dentro le dita. Sotto l'ombra proiettata sul suo volto dalla visiera del berretto del marinaio che indossava, i suoi occhi parevano brillare. Due perfette stelle blu elettrico che guizzarono subito in alto, incontrando il mio sguardo all'istante, come se avessero sempre saputo dove trovarmi. Mi fece l'occhiolino, e io, che ero una bambina ancora ben lontana dalle soglie della maturità, provai un diffuso e scioccante senso di calore. Se fossi stata solo di poco più grande, avrei capito che mi ero appena presa una cotta. L'uomo entrò nel cono di luce nebulosa del lampione e sfilò di fronte a casa mia senza fermarsi, proseguendo con la falcata di chissà esattamente dove andare. Io, ancora in subbuglio, mi affrettai ad aprire la finestra e mi sporsi, decisa a seguirlo con lo sguardo fin dove avessi potuto. Lo osservai svoltare l'angolo, ma il motivetto composto dalle sue labbra risuonò forte e coinvolgente ancora per un bel pezzo, risvegliando nella mia mente immagini di isole lontane, di posti meravigliosi e sconosciuti. Quella fu la prima, memorabile occasione in cui vidi il capitano Fred Quarryman.
Nei giorni seguenti, con un misto di sorpresa e gelosia, scoprì che non ero stata l'unica vittima del suo fascino. Nel giro di 3 giorni non c'era ragazzina o donna di Abbey Harbor che più o meno velatamente non provasse nei confronti di quello straniero un certo trasporto. Il capitano Quarryman prese una stanza alla pensione di Maureen Starr, proprio dove la Hope e la Sergeant si incrociavano, e il primo miracolo di quello strano individuo consistette proprio nel trasformare quell'acida zitella sessantenne in una donna zuccherosa e solare. La mia famiglia fu diretta testimone di tale mutazione, poiché mia madre gestiva una modesta attività di parrucchiera e in tanti anni la signorina Starr non aveva mai chiesto nulla più di una spuntatina. Ma il giorno seguente all'arrivo del capitano, ella si presentò con un brio e una luce nello sguardo che la facevano sembrare una ragazzina innamorata e con una cortesia inusuale chiese a mia madre una tinta e una messa in piega. In quanto porto di mare, non era così raro che di tanto in tanto qualche forestiero non privo di fascino giungesse ad Abbey Harbor, anche se mai nessuno aveva creato il generale scompiglio del capitano Quarryman. Di solito gli stranieri venivano trattati con freddezza e circospezione, e se davano l'impressione di poter rendere le comari della città più allegre del lecito, allora i mariti si prodigavano a spiegar loro come funzionavano le cose dalle nostre parti. In generale insegnavano al nuovo arrivato tale lezione dopo il calar del sole, con il benestare della nebbia, in qualche vicolo appartato. L'idea che questo potesse accadere pure al capitano Quarryman mi riempiva di sgomento, perché detestavo il pensiero che quell'uomo potesse subire un pestaggio per la sola colpa di essere un tipo attraente. Ma ben presto capii che tale evento non si sarebbe verificato. Se Quarryman piaceva alle donne, 2 volte di più andava a genio agli uomini, persino a quelli più scorbutici e gelosi. Il pub Blumini faceva i migliori affari della sua storia quando il misterioso marinaio si presentava all'uscio. Gli avventori gareggiavano per offrirgli da bere, gli promettevano di riempire la sua bella pipa d'avorio con il loro tabacco, lo sfidavano in infinite partite di poker, freccette e biliardo, perdendo puntualmente contro di lui, apparentemente esperto in qualsiasi tipo di gioco. Entro una settimana, tutta Abbey Harbor, che era sempre stata una cittadina smorta e poco inclina all'entusiasmo, fu attraversata da brividi di eccitazione. Il nome di Quarryman saltava da una bocca all'altra, come se la nostra piccola comunità fosse stata improvvisamente visitata da Marlon Brando più che da un marinaio venuto da chissà dove. Forse fu proprio l'impenetrabile aura di mistero che lo avvolgeva a rendere il capitano Quarryman tanto irresistibile, spronando le persone a ronzargli attorno per tentare di capire qualcosa di più sul suo conto. Malgrado si presentasse con la qualifica di capitano, per esempio, nessuno di noi vide mai la sua nave. Gli addetti della capitaneria di porto, a più riprese, dissero che nessuna imbarcazione era giunta a uno dei moli della città il 26 maggio. Quando gli chiesero spiegazioni, il marinaio si limitò a stringersi nelle massicce spalle e dichiarare di non aver mai affermato di essere il capitano di una nave. Infatti, proseguiva sorridendo, il suo mezzo di trasporto era un sottomarino. Se tale affermazione fosse stata pronunciata dalla bocca di qualunque altro forestiero, probabilmente la gente di Abbey Harbor l'avrebbe sollevato di peso e scagliato oltre il primo molo, in modo che un bel bagno freddo gli facesse passare la voglia di fanfaronate. Successe, al contrario, che la gente si appassionò sempre di più alle storie che egli raccontava, al punto che era praticamente impossibile riuscire a vedere Quarryman senza attorno un nutrito stuolo di gente che lo seguiva come gli apostoli seguivano Gesù. Le sparava grosse, come tutti i marinai, ma in quel che diceva vibrava una convinzione e una passione che facevano scordare a chi ascoltava che si trattava di panzane. La gente, secondo me, alla fine credeva a quanto Quarryman andava dicendo, a prescindere di quanto assurdi o pazzeschi fossero i suoi aneddoti. Non esisteva continente dove egli non fosse sbarcato, popolo con cui non avesse avuto a che fare, donna che non avesse amato, cibo o bevanda che non avesse avuto modo di assaggiare. La sua voce aveva il suono basso e profondo delle onde, il suo tono era il gemere del sartiame e lo schioccare delle vele al vento. Era come sentir parlare lo stesso oceano, una creatura già antica quando l'umanità era ancora giovane, testimone imparziale di tutte le beltà e le nefandezze della storia. Naturalmente gran parte delle storie che narrava dietro al bancone di quercia del Blumini mi giunsero di terza o quarta mano,
poiché il pub era interdetto ai ragazzi, specialmente alle bambine. Tuttavia io possedevo un canale di informazione privilegiato. Gli uomini che frequentavano il pub erano quasi tutti sposati e raccontavano le storie di Quarryman alle mogli, le quali a volta loro tenevano banco nel salone di mia madre, che a volta sua raccontava tutto a tavola. Io ero l'ultimo anello di tale catena e provvedevo a fare la mia parte diffondendo il verbo del capitano tra i miei amici di scuola. Tale passaparola era necessario solo in una certa misura, poiché il marinaio misterioso dimostrò un'altra straordinaria qualità, di solito assente in tutti i forestieri che giungevano a Dead Bay Harbor. Se tutti i suoi predecessori erano per lo più taciturni e solitari, poco inclini a mescolarsi con la popolazione, men che mai con quella percentuale che ancora non aveva l'età per bere alcolici, Quarryman pareva nutrire verso i bambini un affetto che sconfinava nell'adorazione. Dopo il calar del sole, egli era ospite fisso al pub e lì restava fin quando il proprietario non iniziava a issare le sedie sui tavoli. Di giorno, tuttavia, il marinaio era solito passeggiare sul lungomare, la pipa a olio che gli pendeva dalle labbra, le mani affondate nelle tasche, il fazzoletto cremisi che gli svolazzava attorno alla gola. Non appena lo avvistavamo, ci precipitavamo ad accerchiarlo, consci che non avrebbe esitato a sedersi su una delle panchine per deliziarci con una delle sue avventure, vere o inventate che fossero. Del resto, a noi bambini non importava che quelle vicende fossero accadute sul serio o meno. A noi bastava ascoltarle, lasciare che la rassicurante, roca voce di quell'uomo ci stregasse con il suo incantesimo, trasportandoci lontano, sopra e sotto al mare. I racconti riservati alle nostre giovani orecchie non contenevano i dettagli maliziosi e i risvolti cupi di quelli che il capitano era solito narrare al Blumini. Malgrado ciò, non volava una mosca mentre lui parlava e nei nostri sguardi c'era l'espressione di chi sta vivendo un sogno maestoso. Dove le parole non erano sufficienti, Quarryman usava i numerosi artefatti che conservava nelle tasche o nella sacca da viaggio. Il mio preferito era una conchiglia rosso corallo, grossa più o meno come una noce, che, stando alle parole del marinaio, conteneva la voce di una sirena. Una volta a turno, Quarryman ci aveva permesso di accostarcela all'orecchio. Sono trascorsi anni da quel momento, ma ricordo tutto come se fosse capitato un attimo fa. Avvertì sul padiglione il familiare rumore sospirante che si ode nelle conchiglie. Ma poi, dopo qualche istante, affiorò un secondo suono, una nota cristallina e algida, corretta da un che di lamentevole. Qualcosa che ebbe il potere di farmi venire la pelle d'oca sulle braccia e mi diede l'impressione che ogni mio pensiero si sciogliesse. Era magnifico e inquietante al tempo stesso. Poi Quarryman staccò quel guscio dal mio orecchio e il suo bel sorriso, fin troppo regolare considerando che le bocche di tutti i marinai che avessi mai conosciuto erano orfane di qualche dente, lampeggiò tra i ricci neri della sua barba, dicendomi che le voci delle sirene non andavano mai troppo ascoltate. I momenti trascorsi in compagnia di quell'uomo furono i migliori della mia esistenza. Averlo vicino, osservare la sua mole, sentire la sua risata, era tutto magnifico. Arrivai al punto di rubare il rossetto di mia madre e decorarmi con scarsi risultati le labbra, sperando che questo inducesse Quarryman a notarmi tra tutti gli altri marmocchi della città. Solo un elemento intaccava quegli attimi altrimenti perfetti. Il capitano, nelle giornate soleggiate, era solito gettarsi il cappotto sulle spalle e arrotolarsi le maniche della camicia sui gomiti, mostrando avambracci muscolosi, abbronzati e fittamente tatuati. Abitando in un porto di mare, ero abituata a vedere uomini ornati di tali disegni sulla pelle, e per quanto tale pratica non mi affascinasse, neanche mi suscitava impressione. Altrettanto, non potevo dire per i tatuaggi che adornavano le braccia del capitano Quarryman. Mi bastava sfiorarli con lo sguardo, per sentire un istintivo ribrezzo, lo stesso sentimento atavico e profondo di quando mi capitava di scorgere un ragno. I disegni ai quali ero avvezza raffiguravano sirene, velieri, ancore, bandiere e rondini, ma quelli che si intrecciavano sulla pelle scura del marinaio erano di natura sconosciuta, del tutto irriconoscibili. Simboli arcani che al battere delle mie palpebre parevano cambiare impercettibilmente, strisciare, modificarsi. Preferivo di gran lunga spostare il mio sguardo sugli occhi di Quarryman, le cui iridi erano dello stesso blu intenso e ardente del mare. Trascorse un mese dall'arrivo di quell'uomo strano
e Bay Harbor pareva trasfigurata. I colori sembravano essere più vivi, l'aria stessa era più calda e la bruma non affliggeva più il mattino. Sembrava che tutta la popolazione fosse sotto un incantesimo. Erano tutti felici. Lo erano nel vero senso della parola. Spesso nel corso degli anni mi sono domandata se fossi stata la sola ad accorgermi di quel cambiamento o se anche altri, guardandosi attorno e scorgendo quei sorrisi, si fossero mai chiesti quale portento fosse in atto. Possibile che esistessero i miracoli, come la Bibbia afferma che accadevano una volta, ai tempi di Mosè? Possibile che un uomo senza passato, venuto dal mare, avesse il potere di compiere un simile prodigio? Ma soprattutto, quanti avevano compreso che ci sarebbe stato un prezzo da pagare per tutto questo? Nessuno, io credo. Neanche io stessa. Non so esattamente quando Quarryman iniziò a vendere quegli oggetti. Suppongo avesse iniziato a capire che la gente cominciava a non subire più gli effetti delle sue storie come all'inizio, che gli ascoltatori si stavano abituando anche alle vicende più incredibili. Una sera mio padre tornò a casa facendo qualcosa che non credevo fosse capace di fare. Stava cantando Pretty Woman. Certo, stonava e talvolta inseriva un golia al posto delle parole che non ricordava, ma c'era gioia nel suo agire, una soddisfazione che non gli avevo mai visto manifestare. Tutto fiero e raggiante, mostrò a mia madre e a me un oggetto strano. Pareva una sorta di bambolina orientale non più alta di un dito, avvolta in uno scintillante abitino di seta rosso vivo, tutto ricamato di simboli d'oro. Mio padre ci disse che ne aveva posseduta una identica, trovata mentre con altri soldati prendeva parte all'occupazione dell'isola di Iwo Jima nel 1945, ma che l'aveva perduta durante un trasloco qualche anno più tardi. Non si era mai dato pace per quella sfortuna, ma non appena Quarryman aveva estratto dalla sua sacca una bambolina identica, gli si era come aperto il cuore. Quella che poteva essere una delle tante incredibili casualità dell'esistenza, divenne via via la quotidianità ad Bay Harbor. Sembrava che la sacca e le tasche del capitano contenessero non solo ogni tipo di oggetto, ma proprio quello che la comunità desiderava. Se lungo la strada avessi scorto una persona dall'aria ottusamente lieta e l'andatura che pareva un languido passo di danza, avresti potuto scommettere che il giorno prima Quarryman le aveva consegnato qualcosa di assolutamente speciale. Sempre grazie al salone di mia madre, fu piuttosto facile per la mia famiglia venire a conoscenza di chi aveva fatto un acquisto dal marinaio. Il signor Portman, per esempio, comprò la punta d'avorio della zanna di un narvalo, tutta squisitamente intagliata. La signora Day, la nostra dirimpettaia, sfoggiava con raggiante orgoglio una collana che, stando alle parole di Quarryman, giungeva dritta dritta dalle isole Salomone. Il professor Kirkland, che insegnava arte nella mia classe e aveva la passione per l'ornitologia, aveva scovato nella sacca del marinaio un fischietto che poteva imitare una dozzina di richiami d'uccello. Al pari di uno strano Babbo Natale, il capitano Quarryman andava in giro a fare consegne. Tutti erano così entusiasti da ciò che sapeva tirar fuori dalla sua sacca che nessuno perdeva tempo a chiedersi da dove arrivassero tali cose o come mai Quarryman sapesse sempre collegare l'oggetto giusto con la persona giusta. Una cosa era sicura: a Bay Harbor non fu mai tanto splendida, tanto allegra, tanto vitale quanto in quella primavera del 1966. La gente aveva iniziato a ridipingere gli steccati, a rinnovare le vetrine, a piantare fiori nelle aiuole. Le persone, che solo un mese prima faticavano a rivolgersi un saluto lungo la strada, adesso si sorridevano, si offrivano caffè e si invitavano a cena. C'era soltanto una piccola stonatura in tutto ciò. Se per caso qualcuno, generalmente un ragazzino, chiedeva quanto fosse costato l'oggetto acquistato dal capitano, la persona alla quale si era rivolta pareva trasecolare e blaterava sbrigativamente frasi di circostanza quali «Oh, poco niente!» oppure «Un prezzo onesto!». Nel dirlo, un'ombra di senso di colpa pareva attraversargli lo sguardo e le loro mani storcevano di evidente disagio. Io stessa feci a mio padre tale domanda e ricordo molto bene quale fu la sua reazione. Era seduto in poltrona che fumava la pipa, rigirandosi fra le mani la delicata bambolina di seta con un sorriso beato. Di colpo, la felicità evaporò dal suo viso e gli angoli della bocca ricaddero, quasi fossero stati appesi a fili appena recisi. Mi fissò come se avessi detto la più orribile delle bestemmie, prima che il suo sguardo annappasse sulla bambolina, quasi a cercare conforto.
Gradualmente riprese a sorridere, replicando con voce sognante che gli era costata pochi spiccioli. È con questo peso attorno all'anima che ricordo gli avvenimenti successivi, rievocandoli da un passato che mi pare solo sognato, un incubo orribile che vorrei non fosse mai accaduto nella realtà. Qualche anno fa, mossa da un'ispirazione morbosa e forse un po' autolesionista, mi sono spinta fino a Dead Bay Harbor. Prima che un attacco di panico mi obbligasse a fuggire, riuscii ad aggirarmi per le sue stradine spoglie, osservando le case abbandonate, le vetrine vuote, i moli che il mare stava facendo marcire lentamente. Non è rimasto nessuno. La città, dopo gli eventi che mi accingo a narrare, morì. Ricordo che c'era la luna piena, la notte in cui la mia città venne uccisa. La luna piena più splendida e magnifica che io abbia mai visto. Era come l'occhio di un antico dio spalancato al centro del cielo, un'entità aliena che con pigrizia osservava le misere vite umane. L'avevo fissata a lungo attraverso la finestra della mia stanza, la stessa dalla quale avevo osservato, poco più di un mese prima, l'arrivo del capitano Quarryman, solo che non c'era nebbia e il chiarore lunare rendeva il mare una lastra d'argento satinato. L'aria era calda, salmastra e percorsa da una sorta di elettricità che mi rendeva inquieta. Udì la pendola del salotto battere la mezzanotte, mentre dalla stanza dei miei giungeva il ghiaioso russare di mio padre, ma io ero sveglissima. Fissavo le tendine gonfiarsi come vele alla brezza e attraverso la loro stoffa rarefatta intravedevo il globo lunare. Poi, lentamente, udì quel suono strano crescere nell'oscurità. Mi sedetti con il cuore in gola sul letto e in preda a una stranissima sensazione di disagio, un sentimento così intenso che pareva fisico. Mi sfregai le braccia, persuasa che creature sinuose mi strisciassero sopra e forse persino sotto la pelle. Eppure avevo già udito quel suono, o perlomeno una sua variante. Di colpo, mentre scendevo dal letto e raggiungevo la finestra, mi venne in mente. Era la voce della sirena chiusa nella conchiglia del capitano Quarryman. Affacciandomi, vidi proprio lui che avanzava lungo Hope Street, percorrendo a ritroso la via che aveva attraversato quando era giunto in città. Solo che questa volta non provai alcun piacevole senso di calore. Anzi, ebbi la sensazione che l'aria di quella notte estiva si raggrumasse in un gelo umido, un freddo che mi congelava tanto la mente quanto il corpo e che portava con sé visioni orribili e scure, simili a enormi mostri che fluttuano in abissi inesplorabili. Quarryman avanzava con la sua solita andatura, il suo lungo cappotto che gli svolazzava come un manto dietro le agili gambe. C'era qualcosa di diverso in lui. Non era più lo stesso uomo che conoscevo. Forse era solo il modo in cui la luna imbeveva il suo viso, il riflesso di freddo argento che brillava nei suoi occhi, o più semplicemente il fatto che i tatuaggi gli si muovevano su e giù per gli avambracci, formicolando e annodandosi come creature marine. Un pulsare di rosso infetto baluginava nel suo pugno alzato ed era lì che sgorgava quel lamento terribile e ululante. Il grido di una balena fantasma. Mi tappai le orecchie, ma fu invano. Lo sentivo nella testa, mi serpeggiava e scorreva fra i pensieri. Quando fu quasi sotto la mia finestra, mi ritrassi, temendo che potesse scorgermi. Una parte di me sapeva che era una precauzione inutile. Quarryman sapeva che mi trovavo lì, che lo stavo spiando. Avvalendomi di un coraggio che nemmeno io stessa mi avrei attribuito, tornai a sbirciare fuori. Il marinaio aveva oltrepassato la finestra, inoltrandosi verso i moli, ma non era solo. Mi si mozzò il fiato nel vedere che dietro di lui, come una processione di sonnambuli, procedevano numerose piccole figure imbiancate dalla luna. Bambini. Volli urlare, ma dalla mia gola uscì un rantolo sfiatato. Erano decine, tutti che camminavano con passo lieve, quasi una danza, con larghi sorrisi ebeti che gli si tendevano sui volti trasognati, le teste che ciondolavano seguendo il ritmo di una musica che io non potevo udire. Paralizzata dallo shock, per metà convinta di essere prigioniera di un orribile, vivido incubo, rimasi in piedi di fronte alla finestra, guardando con impotenza i miei compagni di scuola marciare lungo la via del porto. Alcuni canticchiando, altri tenendosi per mano. Il panico sovraccaricò la mia mente.
Mi trovavo di fronte a qualcosa che non sapevo spiegare, che non potevo affrontare. Avevo solo 9 anni. Vorrei che lo teneste presente. A 9 anni non si dovrebbe essere testimone di cose simili. Non si dovrebbe già avere cognizione del lato oscuro della realtà. La vista mi si annebbiò ed ebbe l'impressione di scivolare in un buco senza fondo, inghiottita da tenebre smaniose. Quando al mattino riaprì gli occhi, mi ritrovai stesa sul pavimento ai piedi della finestra. Provai a convincermi che si era trattato solo di un brutto sogno. Ma i ricordi erano troppo vividi, troppo dettagliati. Rivedevo nella mente il capitano Quarryman che marciava verso i moli, seguito dai ragazzini stregati da quella melodia terrificante, anche se per loro doveva essere stupenda. Come ho già accennato, Bay Harbor è una città morta ormai. Gli esploratori urbani vi conducono le loro spedizioni e qualche appassionato di misteri e paranormale ogni tanto ne parla nel suo programma. Non hanno mai smesso di telefonarmi o inviarmi mail chiedendomi di concedergli un'intervista e diverse case editrici mi supplicano di scrivere un libro su Quarryman. Ho sempre rifiutato. Non c'è somma al mondo che possa indurmi a trascrivere quei ricordi, rivivere quelle sensazioni mostruose e soprattutto quel lacerante senso di vuoto e di tradimento che sperimentai nelle settimane, nei mesi, negli anni seguenti. Avevo sperimentato, nel modo più crudele e assurdo, quanto l'amore possa ingannare. E in molti sensi. Non fu solo Quarryman a tendermi una trappola, a invocare su di me, come su tutta la città, il suo strano anatema. Tutta Bay Harbor era colpevole. Tutti loro. Ogni singolo individuo. Ho imparato che nel commercio non ha importanza quanto alto sia il prezzo di qualcosa. Quello che conta è quanto si è disposti a dare per averlo. Che prezzo ha la felicità? O meglio, l'illusione della felicità. Il credere che un gingillo possa illuminare per sempre la via. Li hanno venduti. Hanno venduto i loro stessi figli, sangue del loro sangue. Ecco il prezzo da pagare. Ecco cos'era il prezzo onesto, i pochi spiccioli. I figli, i loro figli, lasciati a quel mostro. Non so cosa fosse, se fosse Lucifero, Davy Jones o qualsiasi altro abitante degli abissi, se avesse o no un sottomarino. Ma di certo non era un essere umano. O non più. Forse anche lui aveva dato via qualcosa in cambio di quell'immonda vita. Bay Harbor morì da quel giorno, quando tutti scoprirono che la felicità non deriva da un oggetto. Ma era tardi, ormai. Li aveva fregati ed era fuggito in mare con la loro prole. La popolazione della città subì un tracollo. Metà degli abitanti impazzì. Ci furono suicidi per mesi. Si gettavano in mare con mattoni legati al collo e con gli artefatti acquistati dal campionario di Quarryman all'interno delle tasche. A 16 anni, quando fui abbastanza grande da potermela cavare da sola, lasciai i miei genitori e mi trasferii a Boston, dove abito tuttora. Non ho mai più rivisto mio padre. Non l'ho invitato al mio matrimonio e quando morì non andai al suo funerale, malgrado le suppliche della mamma. Come potevo rivolgere la parola o perdonare l'uomo che aveva cercato di vendermi per una bambolina giapponese? Se sono qui a Boston anziché in fondo al mare o in chissà quale altro buio inferno, è solo grazie a una sorta di cavillo legale, per così chiamarlo. Naturalmente, questo lo venni a scoprire anni dopo la tragedia di Bay Harbor. Per lungo tempo, infatti, un quesito aveva tormentato le mie notti. Perché Quarryman non mi aveva portata con sé? Cosa glielo aveva impedito? Beh, la risposta la si trova nella prima regola fondamentale del commercio, ovvero che non si può cedere ad altri qualcosa che non ci appartiene. Mio padre mi aveva scambiata per quella bambola, ma ciò che né lui né io all'epoca sapevamo era che sono il frutto di una relazione che mia madre aveva avuto con un marinaio.